Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video del format Che vi manga. Sono Allora, santificato. il che vi manga senza la E, che vi manga. Che ci manga a noi? A noi ci manga di parlare di un manga. Ovviamente, siamo al quarto volume e penso che sarà uno di quei fumetti che stopperò. Cioè il terzo e soprattutto il quarto volume non mi sono scesi proprio e vi spiegherò anche il motivo. Cercherò Solo di dall'editing togli il argomentare. Cercherò di argomentare il perché. Iniziamo a introdurre il manga. Ultramarino Magmello di Nian Miao, che poi il cognome è già di ti prende, è un manhwa, cioè manhwa vuol dire che è cinese, anche se poi è stata presa sotto l'ala protettiva della Jump. Perciò è uno shonen a tutti gli effetti. In Italia è preso cioè è editato dalla Planet Manga a 4,90 euro. E dovrebbe essere a prima vista, sembra l'erede di Hunter x Hunter, che onestamente è uno di quei manga che pure a me, che pure quello non mi è piaciuto. Non credo che sia il genere, perché come avventurieri mi piace il genere, cioè possono essere tanti che alla fine, anche se non parlavo di avventurieri, comunque parla di avventure. Tra dai, ma non lo so, però tra tutti quelli che ho letti ci sono cose vicine, come potrebbe essere Shaman King. Hunter x Hunter, diciamo, era figa l'idea, solo che è scocciato il fatto che oltre è diventato un manga lento tipo Berserk, lento come pubblicazione. Esce un manga ogni 6 mesi, forse, di Hunter x Hunter. Perciò pure quello diventa pesante. E due, solo qualche saga, soprattutto quello delle formiche, era troppo, ha rallentato ancora di più la stesura del manga. Ultramarine Magwell parte con questa rivendicazione di Adexate come fare degli esploratori, dove è bella l'idea del protagonista già forte, non del solito bambino che deve crescere. Lui è il protagonista, che si chiama Yuin, scusami. Yuin, un nome pure molto facile, ed è un master di cosa? Allora, all'inizio del manga è con l'apparizione, diciamo, il mondo era normale come lo conosciamo noi. All'improvviso appare un nuovo continente tramite un effetto esagerato atmosferico. Emerso dalle profondità marine, questo nuovo continente porta nuove specie di animali, nuove specie di piante e anche nuovi tesori. Quindi apre il mondo alle esplorazioni e là, oltre ad Hunter x Hunter, ti viene un po' in mente One Piece. Solo che questo mondo sembra un paradiso, invece è un inferno. Tutta la vegetazione e le bestie sono potentissime e cattivissime. Sì, dimmi. Avatar. Avatar? È Sì. proprio come lo stavi raccontando. Marines che vanno su a fare. Comunque loro sono Sì, persone sì, sì, sì. abbastanza dopate. Nessuno riesce a sopravvivere tranne gli Angler. Gli Angler sono il termine viene dato alle persone che riescono a materializzare dei poteri grazie al Rakt, cioè quello che tu immagini, ovviamente sapendo la forma, il tipo di oggetto che vuoi replicare, lo replichi. E fai cose strane. Già qui avete il protagonista che sta creando qualcosa. E crei missili, carri armati, eccetera, eccetera. Lui, come ho detto, il protagonista è già un master, anche se è un bambino, soprattutto sempre con la faccina e con il segno di vittoria.
con una faccina proprio forse a tratti pure odiosa, perché sembra senza espressione, anche se dopo tutto è una persona figa con molti sentimenti. Eccolo qua, questa è l'espressione con l'ok o con la V, questa è l'espressione proprio tipica, molto menefreghista, però diciamo come immagine che si presenta, invece ha sentimenti, è una brava persona, aiuta tutti, come un esploratore o un aiutante del popolo fa, soprattutto lui che ha dei poteri. Che cosa che non mi piace? Perché l'idea è fighissima, perciò abbiamo un personaggio già formato, già forte, perciò ci saltiamo tutta quella pappardella dello scarsone che va ad andare a cercare il maestro o i genitori, che deve fare tutti i vari level up, perciò i mostri sono tutti scemi, e poi esce il mostro, il mega mostro finale alla Fantozzi. Invece qui saltiamo tutta questa parte, ci mettiamo già un personaggio femminile molto simpatico vicino, un robottino, e poi una coprotagonista che potrebbe essere la simpatica Lucy di Fairy Tail, con lei che gli chiede le missioni e poi si inizia ad affezionare a loro per vari modi, fa parte, diciamo, di questa ciurma. Quello che non mi piace, diventa troppo pesante nei dialoghi, soprattutto al terzo e al quarto, e troppe cose messe insieme. Un momento molto vuoto, cioè vuoto, cioè vuoto, vabbè, in confronto al troppo del terzo e quarto volume, però diciamo allo standard di uno shonen, cioè i dialoghi giusti, i combattimenti giusti e ovviamente spiegare piano piano tutto ciò che sta intorno. Non si sa perché all'improvviso nascono troppe cose intorno e mettono in mezzo personaggi, poi li accantonano e mettono in mezzo ad altri personaggi, questo sia buoni sia cattivi. Il terzo e il quarto mi sono diventati molto pesanti, per quanto potevano essere, può essere un bel manga, per amor di Dio, perché poi mi hanno parlato bene anche come anime, però non so che dirvi, penso che più o meno mi sono spiegato bene. Alla fine la missione di questi ragazzi è riuscire a liberare questo mondo, improvviso, per cercare di fermare il fatto che possono uscire da questo mondo e invadere la Terra, cosa che succederà in piccole proporzioni già tra il secondo e il terzo volume, dove cercano di espandere questo mondo sulla Terra, perciò creare distruzione. Comunque il mondo, diciamo, è quello reale, il mondo madre, e poi ci sta questo piccolo mondo, Ultramarine Magmer, che Magmer è proprio questa città da esplorare. Oh, in questa città ovviamente aiuta pure a far crescere i mostri, e aiuta anche la crescita di questi poteri sovrannaturali, che diciamo è tutta una catena che si è innescata con la creazione di questo pianeta. Fire Force mi piace molto di più ed è molto più chiaro. Ecco, quello potrebbe essere un altro manga molto, lasciato stare che parla di pompieri, però molto simile. La creazione di questo mondo di fuoco, che poi è stato cercato di placare, è stato placcato dagli esseri umani, che però per vie cattive cercano sempre di portare questo fuoco al di fuori per uccidere gli esseri umani. Diciamo, c'erano tutti i presupposti per essere un bel fumetto, anzi io sono stato il primo che l'ha consigliato, ma sui fumetti che non mi piacciono ai clienti lo dico personalmente, cioè non può piacere tutto, per quanti fumetti leggo. Purtroppo questo è uno di quelli, secondo me, no, vabbè, per me sono da levare, secondo me non è fatto molto bene. Poi spero che l'autore mi
mi stupirà più avanti. Credo di bloccarlo e casomai lo rileggerò tra l'ottavo e decimo numero, se ci arriveranno. È tutto dire. Però dai, raga, fatemi sapere voi se l'avete letto. Come ho detto, il fumetto che è ispirato all'omonimo anime, il Tokyo Ghoul, è un altro dove l'anime è spaziale e il fumetto invece a me non piace. Quindi fatemi sapere se l'avete letto, scrivetelo nei commenti, fatemi sapere il vostro pensiero, interagite con la community e con me. Grazie mille per la visione, like, voglio, al prossimo video, ciao!